Cari amiche, buongiorno, ben arrivati al nostro consueto appuntamento di questo venerdì. Prima di salutare il nostro ospite, voglio ricordarvi che potete ancora telefonare per prenotarvi e sottoporvi a uno screening assolutamente gratuito, organizzato dall'associazione Batte Cuore, guidata dal nostro dottor Antonio Carpagnano. Uno screening completo che riguarderà ecocardiogramma, elettrocardiogramma, visita cardiologica. Non dovete pagare niente, non dovete fare nessuna richiesta perché è un'azione di volontariato che il 21 febbraio vedrà al centro del messaggio "Al cuor non si comanda". Potete farlo, ringrazio le amiche che hanno chiamato nella giornata anche di ieri e dell'altro ieri, abbiamo ancora qualche posticino riservato a voi, chiamate 393-3577-021, parlerete con me direttamente, prenderò i vostri dati con i vostri riferimenti telefonici, dopodiché sarete contattati direttamente dall'associazione per organizzare tutto il traffico che si creerà quel giorno ed evitare che voi andiate ed aspettiate un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore. Non funzionerà così, sarà un servizio ben organizzato. Chiamate, mi raccomando, perché secondo me è una buona opportunità da sfruttare, da cogliere al volo, calcolando che il tutto avverrà gratuitamente. Professionisti seri e competenti si metteranno a vostra disposizione. Questo avverrà il 21 febbraio. Vi ricordo ancora il numero che vedete in sovrimpressione, 393-3577-021. Sono a vostra disposizione per raccogliere le eventuali prenotazioni. Ma adesso veniamo a noi e diamo il buongiorno all'avvocato Giovanni Marchio. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Parliamo quindi con il responsabile della sezione presidente dell'ABAT, Presidente della sezione di della Trani. sezione di Trani del Movimento Consumatori. Giovanni, io cerco sempre di stare per quello che è possibile nella notizia, anche perché questo fatto di queste leggi che cambiano, ordinamenti europei, insomma, c'è un cambiamento galoppante, no? Che coinvolge la vita degli italiani, quindi dei consumatori. Una delle notizie che mi ha particolarmente colpita e del vero mi è stata trasmessa sempre tramite il web è scoprire che alcune delle compagnie telefoniche più importanti stanno avendo dei problemini. Nel senso che tutte quelle che vengono chiamate le app, applicazioni che trovate sui tablet, sugli smartphone, quindi sui telefonini, quelli proprio di ultima generazione, quelli che mio nipote di 3 anni usa come se fossero i giocattolini che utilizzavamo noi invece un tempo, io non tu perché sei molto più giovane, hanno dei costi eccessivi, per cui che cosa sta succedendo e soprattutto che cosa può fare il consumatore? Sì, buongiorno innanzitutto. E questa è una notizia proprio di qualche giorno fa, quindi siamo sul pezzo. Sì. Stiamo parlando di una sentenza, chiamiamola così, dell'autorità garante per il mercato e per la concorrenza, la quale su istanza di alcune associazioni dei consumatori, tra cui c'è l'associazione Movimento Consumatori, ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro per ogni compagnia telefonica. Non le andiamo a elencare, ma Sono praticamente sicuramente le più sono rappresentative in Italia. praticamente tutte le compagnie telefoniche più importanti Vero. italiane. Che cosa hanno fatto che non dovevano fare? Diciamo, noi come Movimento Consumatori per più di un anno abbiamo raccolto denunce in questo senso, abbiamo contemporaneamente all'azione di recupero nei confronti della compagnia telefonica del caso, ci siamo anche, e questo lo facciamo sempre, ci siamo anche adoperati nel comunicare all'autorità delle cose che non andavano. In particolare, come tu accennavi,
alcune applicazioni o anche servizi tipo quelli, facciamo degli esempi, ci sono dei servizi che alcuni di voi, ma è capitato anche a me, quindi è molto facile che questo capiti a qualsiasi persona che ha un utente che utilizza un tablet o un cellulare di trovarsi a ricevere quotidianamente degli sms che ti danno l'oroscopo del giorno oppure la notizia di gossip, la notizia che riguarda la tua squadra di calcio preferita oppure delle applicazioni che compaiono come per magia sulla home page del proprio tablet. Ebbene, questi abbonamenti, perché sono dei veri e propri abbonamenti, sono stati contratti dal consumatore senza saperlo, a sua insaputa, tramite dei link che capiterà anche a voi, quindi molti di voi si ritroveranno in quello che io sto dicendo. Mentre navighiamo su internet, sappiamo che ora possiamo farlo con molta facilità sui nostri tablet o sui nostri smartphone, navigando su internet ogni tanto compaiono delle schermate che sono dei banner, chiamati così, cioè sono dei siti di pubblicità. Sì. Che compaiono, poi magari ci rendiamo conto che su un angolino della pagina c'è una X, che è l'unico modo per poter chiudere quella pagina e ritornare sulla pagina sulla quale stiamo navigando. Ebbene, è molto facile che qualcuno di voi a casa che ci state ascoltando, comunque questo è successo sicuramente. Certo, altrimenti non saremmo esatto, qui a parlarne. Esatto, sfiorato con il dito questo link, molte volte anche con l'inganno, perché ci sono delle finestrelle che ti inducono inducono a schiacciarle, perché sono magari esattamente identiche alla X per chiudere la pagina, ma non sono esattamente quelle, quindi con l'inganno si viene spinti a cliccare su quel banner, su quel link, e in automatico si rimane impegnati nei confronti di società, attenzione, questo c'è da sottolineare, società esterne rispetto alle società, i gestori della linea telefonica di riferimento con i quali noi siamo contrattualmente impegnati, sono società quindi esterne che però ti obbligano contrattualmente a questi servizi di qualsiasi tipo, email che quotidianamente ci arrivano con della pubblicità oppure, come ripeto, con dei servizi di oroscopo di qualsiasi genere. Noi magari non ci rendiamo conto di aver aderito a questo abbonamento e per cui passano i mesi e noi paghiamo sulla bolletta parecchi soldini in più, perché poi per ogni SMS che ci arriva, per ogni email o magari soltanto per aver aderito a quel servizio, noi paghiamo un tot in più rispetto al nostro normale abbonamento. Questo noi l'avevamo subito scoperto, colto, perché parecchi nostri soci erano venuti presso i nostri sportelli denunziando queste anomalie nelle bollette. Quindi noi, diligentemente, come di solito usiamo fare, abbiamo sì agito nei confronti della compagnia telefonica per la restituzione o il risarcimento del danno, ma abbiamo anche informato l'autorità garante per il mercato e per la concorrenza di queste anomalie. Ebbene, dopo un'istruttoria durata qualche mese, è notizia di qualche giorno fa la pronunzia dell'autorità che ha riconosciuto un atteggiamento, un comportamento del tutto scorretto da parte, ovviamente, di queste compagnie terze, però anche delle compagnie telefoniche che hanno reso questo servizio possibile, hanno fatto da tramite per l'acquisizione di questi soldi
diciamo corrispettivo per questi pseudo servizi, perché ovviamente i soldi pagati per questi servizi sono stati pagati nelle bollette, quindi le compagnie facevano da tramite, acquisivano questi soldi dal cliente e poi li passavano alla società terza. Mantenendo probabilmente una provvigione, una percentuale. Chiaramente, insomma, chiaramente. Quindi in pratica, offrendo questo tipo di servizio sicuramente non l'hanno fatto gratis et amore dentro. No, no, ed è no, la ragione per cui il garante ha punito loro. Ha punito con delle multe di 5 milioni di euro per ogni compagnia. Questo, capite bene che il consumatore in questa occasione è stato trattato come carne da macello, perché di fatto a sua completa insaputa, con l'aiuto chiaro da parte della propria compagnia telefonica, è stato raggirato, è questo il termine giusto da usare perché poi c'è anche una pronuncia dell'autorità, è stato raggirato a sua insaputa. E quindi questo è uno degli esempi, ma se ne sono seguiti molti. Molti hanno pensato, e questo diciamo è una mia, tirando le somme, una mia considerazione, molti hanno pensato che con la liberalizzazione delle linee telefoniche e quindi dei servizi telefonici, sappiamo che noi in passato abbiamo avuto un unico gestore, è vero che non avevamo servizi telefonici mobili, però noi con il fisso avevamo soltanto la SIP, che poi è diventata Telecom, per cui diciamo non c'era questa concorrenza che portava al ribasso delle tariffe, per cui noi abbiamo goduto degli aspetti positivi della liberalizzazione del mercato, perché con il moltiplicarsi delle compagnie telefoniche che gestiscono la linea mobile, internet, anche la linea fissa, abbiamo visto un crollo delle tariffe rispetto a quelle che abbiamo pagato in passato, però abbiamo visto anche questo inselvaggimento del mercato, dove queste compagnie devono fare profitti, devono andare a colmare quelli che sono i guadagni che si sono ridotti proprio per il motivo di concorrenza che ho appena detto, in qualche modo i modi che hanno trovato sono stati questi accordi con queste società che agiscono sul filo, al limite del lecito, e chi ne paga le conseguenze chiaramente è il consumatore. Chiaro, perché allora, mettete l'attenzione su questo, che secondo me è il punto, uno dei punti più importanti per rendersene conto. Quando utilizzate il telefonino, quando utilizzate il tablet, ogni volta che si aprono delle finestre che non siete voi a richiedere, quindi che non riguardano la navigazione così come voi l'avete chiesta, c'è sempre qualcosa che non torna. Allora, o sono delle pubblicità che vengono inserite lì, però sono proprio, come dire, i nomi di chi gestisce quella parte dell'informazione. Oppure vi arrivano sul telefonino queste notizie dell'ultima ora, oppure vi arriva l'oroscopo, oppure vi arriva l'applicazione della ricetta del giorno. Prima di aprirle, di leggerle, cercate di comprendere come mai vi sono arrivate, perché vi sono arrivate, perché spesso, questo scusami Giovanni, io ho un'altra cosa che voglio, di cui vorrei parlarvi, insomma, perché mi sembra giusto farlo. Uno ha consapevolezza, lo fa, è una sua scelta. Per esempio, a me è capitato di vedere in televisione anche dei giochini velocissimi che poi in realtà nascondono una grande pubblicità anche, che sembrano semplici, con dei grossi premi, 10.000, 20.000 euro. Magari la persona nel piacere di giocare o nel piacere di tentare la sorte, di tentare la fortuna, non presta molta attenzione a quello che poi viene scritto in piccolo, proprio perché poi quello è quello che salva loro, no? Perché dici, ma io l'ho scritto, l'ho pubblicato, sì, in abbonamento, però in televisione, nell'insieme di immagini, di numeri telefonici, rispondi sì o no, rispondi questo o quello, domande poi tra l'altro facilissime,
uno inavvertitamente lo fa, gioca questo gioco e in automatico va in abbonamento, perché sono giochi in abbonamento. Sono tutti degli specchietti per le allodole. Io il consiglio è quello di diffidare dalla vincita facile. Nessuno vi fa vincere facilmente, per cui quelle domande che tu dici molto facili, dicevamo prima fuori onda, la domanda: il Colosseo a Milano o è a Roma? È chiaramente una domanda alla quale tutti quanti noi sappiamo dare una risposta. Per cui ci dovrebbe lì scattare la domanda: ma questo gioco è possibile che io possa vincere 5.000 euro, 10.000 euro soltanto sapendo rispondere a questa semplice domanda? È chiaro che c'è qualcosa sotto che non va. Fermo restando che non si sa mai, perché non si sa mai chi vince e chi non vince questo gioco, questo concorso. No, anche perché poi ci arrivano delle telefonate in studio che sono palesemente false. Dove c'è qualcuno che sbaglia quasi sempre. In realtà la telefonata che noi facciamo non arriva mai nella diretta televisiva, magari quella non è neanche una diretta, è soltanto una trasmissione registrata, per cui le telefonate sono soltanto, poi ti mettono in attesa e scatta, continua a correre l'addebito sulla bolletta, per cui arrivano poi delle bollette esorbitanti. A proposito di avvertimenti e di moniti, io consiglio di andare nelle applicazioni del proprio telefonino, del proprio smartphone, e di impedire l'abbonamento a determinate applicazioni o determinati servizi. Molti non lo sanno, ma i nostri cellulari hanno la possibilità di impedire la sola ricezione di determinati servizi. Quindi come si fa? Si va nelle applicazioni? Si va nelle impostazioni e all'interno delle impostazioni c'è la possibilità di impedire l'accesso a determinati servizi e nella pronunzia dell'autorità c'è proprio questo, il fatto che le compagnie telefoniche non abbiano reso noto il fatto che si potesse impedire con le impostazioni del proprio cellulare l'inizio di determinati servizi. Questa è una cosa che secondo me è molto utile da sapere, bisogna andare nelle impostazioni leggendo attentamente, scorrendo, si dovrebbero trovare poi delle indicazioni per impedire l'intromissione di questo tipo di applicazione. O anche telefonare al numero verde, ogni compagnia ha il proprio numero verde che aiuta per qualsiasi evenienza, ti informa riguardo la propria tariffazione, eccetera, e la compagnia deve obbligatoriamente cessare il servizio che noi inavvertitamente abbiamo acceso sul nostro cellulare. Sai che mentre tu parlavi me ne venivano ancora delle altre in mente a proposito di questo, no? Delle impostazioni, le suonerie, molto spesso, questo soprattutto tra i giovani, tra i ragazzini accade, no? Si mette la canzone che piace, l'inno che piace, l'immagine, il pupazzetto che piace, si manda una mail particolare con il pupazzetto, con la canzone. Quelle sono tutte applicazioni, nel 90% dei casi, a pagamento, che nascondono appunto questo abbonamento. Tu lo fai una volta, loro poi ti garantiscono per una settimana, due, tre, generalmente per una settimana, un invio gratuito. Tu magari sei convinto che continua così, invece poi dall'ottavo giorno scatta. Tra l'altro questo è stato il business che ciclicamente ha fatto guadagnare le compagnie telefoniche. Noi ci ricordiamo 10-15 anni fa l'144, che erano dei numeri a pagamento grazie ai quali le compagnie hanno guadagnato tantissimo. C'è stato il business delle suonerie, poi c'è stato, ora c'è questo delle applicazioni. Insomma, ciclicamente si inventano qualcosa per aggirare i divieti che poi l'autorità ogni volta è costretta a dare. Senti, in questo caso la compagnia paga una solenne multa, perché insomma parliamo di circa 5 milioni di euro, sono tanti. Provate ad immaginare
qual è il livello di guadagno da questo tipo di operazione per arrivare a sanzionare così pesantemente queste compagnie. Il consumatore invece, ecco, Giovanni? Ecco, benissimo. Proprio in virtù di questa pronunzia dell'autorità, il consumatore a questo punto può denunciare delle situazioni che siano di questo tipo direttamente all'autorità, ma a questo punto serve a poco visto che l'autorità si è già espressa, quindi abbiamo, diciamo, una pronunzia. Quindi in virtù di quella pronunzia noi possiamo agire nei confronti direttamente delle compagnie per avere il risarcimento, la restituzione delle somme indebitamente trattenute, nonché in alcuni casi anche il risarcimento del danno. Bene, quindi può essere fatto. Voi naturalmente saprete sì. come muovermi in questo senso, certo. Quindi se volete saperne di più sappiate che sono a disposizione presso l'associazione Movimento Consumatori. Troverete sicuramente, se digitate il loro sito, anche il numero verde a vostra disposizione per avere qualsiasi tipo di informazione riguardo a questo. Però occhi aperti, sempre e comunque. Mio papà diceva, caro Giovanni, che noi stiamo vivendo una evoluzione apparente, nel senso che diceva, mentre sembra che tutto effettivamente evolve, scorre veloce con la tecnologia, in realtà stiamo tornando un po' indietro perché si sta perdendo il senso dell'onestà, il senso della correttezza, il senso è tutto per il mero guadagno. Sai che a 53 anni comincio a dire che forse non aveva tutti quanti torti. No, non aveva alcun torto. Va bene, Giovanni, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie. Speriamo di aver dato un'utile informazione a tutti gli amici a casa che ci seguono. Adesso diamo la linea alla regia e ci ritroviamo per la seconda parte di Mattina Amica con il dottor Diella. Parliamo di cervicale.